Il rettore dell'Università di Padova interviene e cerca di smorzare i toni della polemica che ha visto come protagonista un docente di neuroscienze dell'Ateneo. Il professor Massimo Zeviani nei giorni scorsi in un post su Facebook aveva commentato la situazione politica utilizzando epiteti pesanti nei confronti del leader leghista Salvini, bollato come faccia di M o gangster fascio leghista. In questo caso il docente si è espresso non nella sua fase educativa, ma come cittadino. Detto questo, quindi garantendo a ognuno di esprimere le proprie idee, noi abbiamo tanti professori che hanno il diritto e la libertà di esprimersi, io ho trovato i toni e le espressioni assolutamente inaccettabili e non consone alle caratteristiche della nostra università. L'assessore regionale Roberto Marcato aveva denunciato la vicenda invocando l'intervento del rettore Rizzuto. Nel frattempo il docente ha chiesto scusa per i toni usati. La situazione politica e la formazione del nuovo governo sono guardate con grande attenzione dall'Ateneo Patavino. Il rettore Rizzuto benedice la scelta di Mario Draghi alla guida di un nuovo esecutivo chiamato a giocarsi una partita importante come quella dell'uscita dall'emergenza sanitaria ed economica. Siamo rassicurati del fatto che dopo una fase di crisi, in un momento così delicato, il Presidente del Consiglio abbia la competenza, il prestigio nazionale e internazionale per condurre il governo. Abbiamo bisogno di un governo forte, di un governo che abbia un vasto consenso e che sia in grado di prendere tutte le misure sanitarie, economiche, di stabilizzazione delle misure, di poter accedere e usare bene il recovery plan. Beh, per questo abbiamo veramente bisogno che questa fase si concluda, ma il professor Draghi è sicuramente la persona che garantisce la massima qualità.